Adesso padre parroco ci sta dando il via per cominciare a parlare della bottega retro. Noi siamo non si vede perché non è che si capisce subito, noi siamo un progetto, un progetto musicale, anche artistico, sì, anche teatrale in un certo senso. Cioè abbiamo sintetizzato, rubando a Gabber Luporini, la formula teatro-canzone. Cioè abbiamo deciso di unire le nostre esperienze perché sostanzialmente lui, Alberto, è musicista, cioè lo era prima di incontrare me, e io sostanzialmente non ho ben chiaro che cosa, cioè nel senso che sto cercando di capire se effettivamente la strada giusta è quella della musica piuttosto che del teatro. E nel frattempo stiamo lavorando, siamo giovani, quindi abbiamo tanto tempo ancora per... Abbiamo tutto il tempo. Abbiamo un sacco di tempo. Tutta la vita di davanti. Tempo, io credo che noi stiamo consumando un sacco di tempo. Allora, cosa siamo? Due persone a Questapone, no? Due persone... Come siamo? Tranquilli, due persone ordinarie, direi, piuttosto... Due persone normali, cioè almeno io, no? Io sono una persona, un uomo normale. Molto, sì, è vero. Di quelli che quando ci sono neanche te ne accorgi. Poi ti accorgi che non ci sono, ma oramai è troppo tardi. Un uomo normale, due braccia normali, due gambe normali, due mani normali, due piedi normali, due occhi normali, due orecchie normali, capelli normali, vestito normale, né bene né male. Abbiamo capito, sì, normale praticamente. Probabilmente. Ma si vede, non è che... Ho reso l'idea. Sì, un uomo normale, la mattina mi alzo per andare a lavorare, torno a casa, ceno, dormo, mi sveglio e torno a lavorare. Ah, pausa pranzo e torno a lavorare, torno a casa, ceno, dormo, mi sveglio e torno a lavorare. Pausa pranzo e torno a lavorare, torno a casa, ceno, dormo, mi sveglio e torno a lavorare. Pausa pranzo e torno a lavorare. Torno a casa, ceno, dormo, mi sveglio e torno a lavorare. Pausa pranzo e torno a lavorare. Pausa pranzo e torno a lavorare. Oh, oh! Che vita di merda! Ma che cosa devo fare se la terra vuol girare più di quanto io lo possa sopportare? Sono un tipo un po' all'antica, vado a passo di lumaca, corre il mondo, non sta mica ad aspettare. Io respiro con i miei ritmi, seguo il tempo dei miei tempi, resto indietro, non vi state a preoccupare. Tanto prima o poi vi prendo, prima o poi vi fermerete, se non altro per la fame o per la sete. Mi dicono che sono fesso, perché mi sforzo di essere me stesso. Mi danno del patologico, perché mi sforzo di essere unico. Insomma, è un tentativo, un training, un lavoro, tutto un... ci provo, ma ancora non ho capito bene cosa si deve fare per essere veramente normali a questo mondo. E quindi... nel tentativo di cercare di capire come si fa a diventare normali, non sono diventato anormale. E ho conosciuto lui nel frattempo, quindi cioè, le cose sono andate proprio a peggiorare, è stata un'escalation in negativo. Verso il basso proprio. Sì, quindi non è stato un'incalation, come si dice? Sì, cioè, siamo in caduta libera praticamente. Qualcuno dovrà tradurre escalation in incalation, però... La verità è che dal momento in cui ci siamo incontrati è tutto andato abbastanza a rotoli, ma la bottega retro... Dai, non è vero, dai, non scherzare. Sto scherzando, la bottega retro sopravvive, facciamo musica, facciamo teatro, ci divertiamo, andiamo per le piazze, per le vie, per le strade. E non contenti di questo scriviamo musica. Scriviamo musica canzoni. Nostra. E la cosa bella è che non riusciamo ad andare in TV, perché probabilmente... No, vabbè, abbiamo anche fatto un po' di televisione, così, ma... In TV poco, non, sennò poi a piccole dosi. Non ci vogliono perché dice che siamo logorroici, comunque cioè perché parliamo tanto. Ma strano, non sembrerebbe. Però noi abbiamo trovato, dicevo, la soluzione e ci siamo inventati, abbiamo fatto un esperimento, abbiamo inventato le tweet song, cioè sono delle canzoni che vanno, devono stare dentro i 120 caratteri. Avremmo tante cose da dirvi, ma adesso non c'è tempo. Scusate, grazie, ciao. Ciao.
cioè no, che poi questa cosa magari l'avremmo potuta fare così dopo, ma insomma adesso continuiamo. Ma per fare... No, diciamo, per esempio io e Alberto abbiamo sintetizzato il rapporto con la mia ex. Adesso io non vorrei sfruttare anche questo mezzo. No dai, ti prego. Per raccontare le mie vabbè, cose. Accennalo appena. Vabbè, io sono un uomo separato. Vabbè dai. Non è così terribile. Sì, no, vabbè, no. Quando ho avuto occasione di parlare con la mia ex per l'ultima volta, le ho detto più o meno questo. Se proprio hai deciso di buttarmi fuori di casa, ricordati amore di farlo per bene. Ricorda che adesso ci sono nuove regole, bisogna dividere la spazzatura. Ed io non son di plastica, né di cartone, né di alluminio, no, di alluminio, no. Io sono organico, io sono organico. E anche un po' umido, buttami bene che ti conviene, se no ti multano e sono guai e pagherai. Tagliato tutto. Una sintesi, dobbiamo sintetizzare. Sei stressatissimo con questa cosa. Dobbiamo tagliare tutto. Ma non siamo in televisione comunque. Sì, ma dobbiamo, a me hanno insegnato che dobbiamo tagliare, per esempio, le ultime parole per lei. Amore, 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 io non so più cosa dire. Finita così. E l'hai detto così? È finita così.